casa è un tema che mi piace, e piace a tutti. Ci fermiamo e poi No, voglio dire solo una cosa. Se il Presidente del Consiglio ci crede, può anche darsi che lui ci creda, ma gli italiani non ci credono più, caro Berlusconi. Va bene, mi permettete, adesso ci sarà ogni volta la gara a chi dice l'ultima parola. Rutelli, nel 2001, anche la penultima, se volete. Rutelli, nel 2001 gli italiani non hanno creduto a lei e hanno creduto a me. Infatti lei da sono, 5 sono anni persone lì, coerenti, che ha fatto. Coerenti, non come lei che cambia parere molto spesso. Vediamo cosa ha fatto in questi 5 anni. Vediamo i risultati. Sì o no? È vero, Presidente, che dura un po' di più la legislatura, che non finisce il 29 gennaio? Io spero di sì, perché abbiamo ancora alcune leggi che vorremmo riuscire ad approvare in Parlamento. Che ne dice Rutelli? Aveva annunciato lui lo scioglimento delle Camere. E poi alla fine voi avete fatto ostruzione in Parlamento e siamo in ritardo rispetto non ai tempi che avevamo. Ne riparliamo una mattina, due mattina, tre mattina, quattro mattina. Quattro mattina? Magari. Ci vediamo tra poco! Nuvolari Magazine. Ne leggerete delle belle in edicola. Italia 1. Non sa più chi è. E non sa cosa sta diventando. Ciao papà. Ciao. Ciao. Ma lei è Adriana? Ma che la conosci? Vagamente. Ma io dico proprio a mamma. E dice mamma, sta buona, non devi dire niente a mamma, poi costa un sacco di soldi. Ma che, ci abbiamo Team Famiglia. Puoi chiamare a casa e costa solo un centesimo. Con Team Famiglia, tre telefonini e un telefono fisso. Si chiamano e videochiamano a solo un centesimo al minuto. Sì, ma Adriana, quella delle quattro paperelle. Io non ci gioco mica con le paperelle. Ci giocano, questa sei magna le paperelle. Bella del papà. Ogni giorno i nostri bambini vengono a contatto con germi e batteri invisibili che mettono a rischio la loro salute e che nel cestone si moltiplicano e si diffondono. Per questo è utile aggiungere Napisan Plus al detersivo. Test microbiologici dimostrano che il detersivo rimuove lo sporco, mentre Napisan Plus, già alle basse temperature, elimina germi e batteri disinfettando i tuoi capi. Per proteggere la salute della mia famiglia, mi affido a Napisan. È un presidio medico chirurgico. C'è un bianco, ancora più bianco. Vedi la differenza in due settimane. Con Mentadent White System. Twinings, dal 1706, il tè inglese bevuto dagli inglesi. Ciao tesoro, ho un febbrone terribile e mi sento a pezzi. Ho preso l'influenza. Oh, non ti preoccupare, ci sono io. Tu riposati e guarisci presto. Aspirina C ti aiuta. Grazie alla tripla azione del suo principio attivo riduce la febbre, combatte il mal di gola e i dolori influenzali. Sai che oggi sto proprio meglio? Bene. Allora vai tu a prendere la mamma in stazione. Il medicinale a controindicazioni può avere effetti indesiderati. È controindicato sotto i 16 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. You got me spinning. I don't know what I'd ever do without you. Abbiamo 6 mesi per farti innamorare. Adesso puoi abbonarti a Sky anche solo per 6 mesi. Chiama 199-100-900. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Il maltempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte.
Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta. Amaro Montenegro. Sapore vero. Dagli uno! Agente K. Alza le mani a tutte le pinne. Agente J. Quello è decisamente un alieno. Se non ti sta bene, puoi baciare il mio culetto peloso. In difesa della Terra. A qualunque costo. Va benissimo, campione! Con qualsiasi mezzo. Tecnologia illimitata da tutto l'universo e poi giriamo con una Ford Super Schifo Deluxe. È meglio se ti allacci la cintura. Tommy Lee Jones e Will Smith sono Men in Black. Sabato alle 21, Italia 1. Così è cos'è. Così. Caffè cos'è. Buono e conveniente. Così è cos'è. Allora, da quasi mezz'ora Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli si misurano nel nostro primo faccia a faccia in vista delle elezioni che sono tra 80 giorni. Presidente Berlusconi, il tema Unipol è stato molto presente in questo primo scampolo non ufficiale di campagna elettorale e lei l'ha tirato in ballo, l'ha usato come argomento. È stato tirato in ballo da altre persone, tra l'altro anche da esponenti della Margherita. Io sono stato ho detto semplicemente che questo tema delle cooperative che finanziano il Partito Comunista da sempre era un bubone che prima o poi sarebbe stato giusto far scoppiare. Poi qualcuno ha detto che io avevo fatto delle affermazioni che non corrispondevano al vero, ho semplicemente voluto che ciò che il Presidente del Consiglio aveva affermato venisse certificato come vero. Tutto qui. Non ho accusato nessuno, non ho parlato di contenuti di incontri, tutto è stato fatto dai giornali della sinistra e in special modo dall'Unità. I protagonisti della sinistra mi hanno accusato di calunnie, non ho detto nulla, anzi penso che chi accusa di calunnia sia lui un calunniatore, se non c'è calunnia vera da parte di chi è accusato, e io insisto nel raccontare soltanto ciò che il governo ha fatto, poi racconterò ciò che il governo vorrà fare nella seconda parte della campagna elettorale, quindi io voglio starmene fuori da questo argomento che è stato montato artificiosamente contro di me in maniera assolutamente lontana dal vero. Ieri però lei lo sa.